Lab è la struttura che si occupa di formazione per ADV Media Lab, che è una realtà che si occupa di marketing, di trasformazione digitale, CRM e tanti altri servizi. Noi ci troviamo nelle Marche, come si accennava prima parlando del tempo, ma lavoriamo in tutta Italia e anche all'estero. Tornando rapidamente a Lab, chiaramente noi siamo una struttura che fa formazione alle imprese, alle aziende, e dentro le aziende in genere, ma con questa situazione da marzo, con il lockdown, abbiamo dovuto cambiare pelle e fare le cose diversamente. Quindi abbiamo iniziato a fare webinar, come questo che facciamo oggi, ne abbiamo fatti ormai veramente tanti, e comunque stiamo cercando anche di tornare nella formazione attualmente online, cercando sempre di fare qualità, formazione per le imprese. A questo proposito c'è un corso in partenza a dicembre con la dottoressa Silvia Salese ed è un corso sulla psicologia dei consumi ed è veramente molto interessante, di grande qualità. Sono 3 lezioni in cui ecco si comincia a capire in che maniera in realtà noi compriamo. Pensiamo di essere logici e razionali, in realtà quello che ci fa acquistare e quindi quello che fa acquistare i nostri clienti è ben altro. Bene, detto questo, per chi vuole vedere di che si tratta, può nella chat trovare il link per iscriversi a questo corso. Ecco, la chat sarà il nostro strumento di intermediazione. Non possiamo dar modo agli utenti, che sono numerosi, di intervenire direttamente in video e in voce, però potete scrivere sulla chat le domande, anzi, ve le sollecitiamo. I nostri speaker sono preparatissimi e le domande sono sempre molto gradite. Lavoriamo da posti diversi perché i nostri speaker stanno a Padova. Io sono a Senigallia, a casa mia. Anche il nostro regista è smart working, quindi è a Urbino. Siamo tutti sparsi. Può capitare di tutto con le connessioni. Comunque segnalate video se non sentite o non vedete e noi verifichiamo. La regia prova a risolvere un problema vostro. Se è un problema nostro, ci date una grossa mano se ce lo fate sapere. Bene, allora, il tema di oggi è estremamente interessante. Si parla di business, si parla di soldi, si parla di banche e con i tempi che corrono credo che sia un argomento che nessun imprenditore, nessun professionista può trascurare. E il nostro partner ADM è specializzatissimo su questo tema e i nostri speakers di oggi sono veramente tra i più preparati e diciamo, competenti sul tema in oggetto. Si presenteranno da soli perché lo faranno molto meglio di me. Quindi lascio subito la parola ad Alessandro, per così non abbiamo tempo al nostro webinar di oggi. Alessandro. Bene, intanto grazie a Giordano, grazie ad ADV per questa collaborazione con loro. E ecco, io mi presento, sono Alessandro Lamprese, sono uno dei partner di ADM. Mi occupo ormai da qualche anno esclusivamente di finanza d'impresa, ma ecco, volevo presentare un attimo anche il gruppo e quindi condivido un attimo lo schermo per spiegare un po' cosa facciamo. ADM è una realtà multidisciplinare e si occupa sostanzialmente di 5 aree. La nostra idea è quella lì di mettere un po' l'azienda al centro e dare tutta una serie di servizi e di consulenze che a nostro avviso sono strategiche e fondamentali in questo momento per l'impresa. E quindi ci occupiamo per le imprese sia della parte tax e quindi tutto l'aspetto della fiscale, tributario e societario delle imprese, tutte le operazioni di acquisto e vendita di aziende. Abbiamo tutta un'area legale con la quale seguiamo sia le operazioni straordinarie, ma anche tutta ciò che riguarda la contrattualistica. Un'altra area che per noi è importante è l'HR, quindi dall'amministrazione personale e tutta la parte organizzativa riguardante le risorse umane. E infine abbiamo le due aree, una è l'area advisory, quindi quella che riguarda tutta l'analisi, il controllo di gestione, con la quale seguiamo un po' le aziende dal punto di vista previsionale dell'analisi strategica, ed infine l'area che poi seguo io, l'area finance. Da qualche anno con quest'area abbiamo pensato di avvicinare sostanzialmente il mondo delle aziende
al mondo della finanza, cioè dalla parte delle banche e in particolare del mondo bancario, perché è quello che le aziende sfruttano soprattutto. Agli occhi di tutti che questo mondo e questo rapporto è sempre un po' più, sta diventando sempre più delicato e anche critico. Di solito, ecco qua una slide, le aziende si trovano a confrontarsi con molte banche, i fondi e anche tutta la parte fintech. Oggigiorno, quindi il rapporto tra azienda e banca è diventato sempre più complesso. E quindi abbiamo pensato già qualche anno fa di gestire sostanzialmente in outsourcing tutto questo mondo. E quindi siamo noi che ci interfacciamo col mondo della finanza. Questo perché ormai le competenze che vengono richieste sono sempre più verticali ed è difficile sviluppare queste competenze all'interno dell'azienda. Di che cosa ci occupiamo sostanzialmente? Sia della parte ordinaria, ma anche tutto ciò che riguarda il monitoraggio dei rating, della centrale rischi, e ci interfacciamo giornalmente con i gestori delle banche con cui negoziamo le condizioni e con i quali andiamo a richiedere le delibere sia per gli affidamenti a breve e a medio lungo termine, i leasing e quant'altro. Cioè, gestiamo in outsourcing completamente il rapporto con le banche. Sì, Alessandro, per chi come me c'ha i capelli bianchi, pochi rimasti, anche altri imprenditori sapranno bene che non è come un tempo che vai, conosci il direttore, no, te la cavi, cerchi di farti fare la pratica. Adesso è veramente diventata una cosa complicatissima e ci vogliono specialisti, perché sennò non ne vieni a capo. Sì, cioè nel senso, sicuramente è proprio così, ma lo riscontriamo tutti i giorni, perché poi vediamo che le competenze, cioè il divario che ormai si è creato tra le competenze che sono necessarie per gestire questo rapporto con la banca e quelle che si hanno all'interno delle aziende, perché poi dopo i responsabili amministrativi, CFO, non si occupano solo di banche, ma si devono occupare di tutta una serie di altre incombenze che ci sono nelle aziende. E quindi questo divario, dovuto anche a tutta una serie di normative che adesso stanno entrando nel mondo bancario, che sono entrate e stanno entrando, complicano sempre di più il rapporto. Ecco, per dire un po' qualche numero del nostro gruppo, noi gestiamo ormai quasi 1 miliardo di affidamenti delle aziende clienti, collaboriamo e quindi lavoriamo giornalmente con quasi 600 gestori corporate. Le aziende clienti ormai sono quasi 500 e stiamo crescendo ormai quasi di un 50% all'anno. Segnale che proprio si vede che abbiamo fatto centro con questo servizio, perché ci è richiesto. Ecco. Per quanto riguarda i risultati, poi abbiamo riscontrato che quasi gli oneri finanziari delle aziende si sono ridotti quasi del 50%, la velocità è diventato un fattore determinante e quindi riusciamo ad avere delle delibere in circa 2 settimane. Per quanto riguarda i rating, una volta che le aziende entrano, diciamo, nel nostro circuito, in circa 6 mesi riusciamo a migliorare il rating di 2 NOC, che sono 2 gradini. E le pratiche che di solito riusciamo a far andare a buon fine sono quasi il 95%. Ecco. Un'altra cosa importante che facciamo è la negoziazione delle garanzie, perché spesso le banche sappiamo che richiedono garanzie importanti all'impresa e all'imprenditore personalmente. E questa parte qua per noi è una parte molto delicata, cui facciamo particolarmente attenzione. Ecco,
Questo per dire un po' del nostro gruppo, ma adesso vorrei entrare un po' col programma di questo evento e quindi io parlerò un attimino dell'accesso al credito e le variabili che influenzano l'accesso al credito, quindi parleremo sostanzialmente del rating e poi faremo un accenno alle difficoltà, farò un accenno alle difficoltà nel contesto attuale. Poi Ilaria, ecco, che è un perno del nostro team, ci spiegherà, ecco, io parlerò delle difficoltà, invece lei ci parlerà delle opportunità che si possono cogliere in questo contesto qui. Come poi bisogna governare il processo di delibera della banca e poi infine cosa facciamo praticamente attraverso una nostra piattaforma con la quale colloquiamo sia con le banche che con i clienti e che rende questo rapporto banca-impresa sempre più vicino. Per quanto riguarda l'accesso al credito, ecco, io ho fatto due slide anche un po' cercando di essere un po' spiritoso, pensando a quello che noi vogliamo quando andiamo in banca e quindi questi sono i desiderata dell'azienda. Poi di solito questa dopo un primo scorcio dei numeri dell'azienda o dopo un primo questo gestore fa la pratica, la porta in delibera e poi il famoso deliberante ci porta la pratica così come viene deliberata e di solito è questa, ecco. E quindi vediamo che tra quello che vuole l'azienda e quello che poi ci viene concesso, spesso ci sono delle differenze importanti e questo spesso comporta, soprattutto quando l'azienda ha programmato certi tipi di investimenti, dei grossi problemi per l'azienda. Ma cos'è che alla fine fa sì che accadano queste cose? E quindi quali sono le variabili che governano questo processo? Sostanzialmente, e questo è un concetto importante che ripeterò più volte perché poi alla fine ruota tutto attorno a questo, quello che permette di avere credito, averlo velocemente e averlo a condizioni basse, quindi a tassi buoni, è questo famoso rating che ogni banca attribuisce ai propri clienti. Quindi un buon rating permette di avere tutta una serie, cioè un accesso facile al credito e un rating scadente d'altra parte invece ci comporta delle problematiche importanti da questo settore. Il rating sostanzialmente qui ha due significati. Da una parte misura la probabilità che un'impresa vada in default nell'arco di un anno. E quindi che probabilità questa impresa ha sostanzialmente di fallire. Dall'altra, attenzione a questo concetto qui, misura il livello di assorbimento del capitale e i relativi accantonamenti che la banca dovrà fare. Lo cerco di spiegarlo in parole povere. Fatto 100, un prestito che un'azienda, che una banca fa a un cliente, nel caso in cui questo finanziamento o affidamento venga fatto a un'azienda che per esempio ha un rating 1,
la banca deve avere un patrimonio netto sostanzialmente, per esempio, di 2 euro. Mentre invece se lo stesso affidamento, quindi 100, lo fa a un'azienda, quindi lo stesso finanziamento comporta degli accantonamenti maggiori, quindi da una parte aveva 2 e dall'altra parte può avere 10 addirittura. Ovvio che le banche sempre di più ricercano le aziende che hanno dei rating buoni, perché da una parte hanno meno probabilità di fallire, ma dall'altra gli permette loro di prestare più soldi, di moltiplicare, ecco, perché a parità di patrimonio, se affida tutte aziende che hanno rating 1, è come se avessero dei moltiplicatori. E quindi la banca in quei casi lì, anche se fa tassi più bassi, ci guadagna molto, molto di più. Ecco, questo Alessandro, ci sarebbe una domanda. Pasquale ci chiede se operate con iscrizioni ipotecarie. Certo, sì. Cioè, nel senso che seguiamo, non ho capito bene la domanda, ecco, però... Ah no, vedo che ha risposto Ilaria, chiedo scusa, non mi ero accorto. Scusa, puoi andare avanti, ha risposto per iscritto Ilaria. Va bene. Sì. Ecco, per quanto riguarda i rating, un'altra complicazione, parlavamo di questo sistema qui, è sicuramente che ogni banca ha il suo rating. E quindi ogni banca ha dei sistemi di rating e sono uno diverso dall'altro. Quindi potrebbe esserci il caso che in una banca abbiamo un rating buono e in un'altra abbiamo un rating che invece è scadente. Ecco, qui faccio io una domanda a chi ci sta seguendo. Nel senso, io vi ho detto che è importante il rating e io vorrei sapere quanti di voi conoscono il rating che ha l'azienda nei vari istituti. Ecco, quindi questo è una cosa importante e quindi sicuramente tutto il processo del credito ruota attorno a questo rating ed è un'informazione importante capire come viene, intanto come siamo valutati dalla banca, perché ovviamente magari a volte ci dicono guarda queste condizioni sono alte o basse, ma sono delle condizioni alte e basse sempre a seconda del rating che abbiamo e quindi avere coscienza del proprio rating diventa fondamentale. Vediamo chi lo sa, dai, facciamo questa domanda al pubblico, potete scrivercelo sulla chat, così vediamo insomma chi di voi sa che rating ha nei vari istituti. Allora, abbiamo Roberto che dice noi no. Perfetto. Vediamo se c'è qualcun altro, comunque penso che non lo sappia nessuno. Sì, ecco, tra l'altro gli istituti di credito spesso giocano anche su queste disinformazioni, perché certo che se iniziamo ad avere anche coscienza di come siamo valutati, spesso sappiamo anche la forza che abbiamo nei confronti degli istituti di credito e che capacità abbiamo di attrarre istituti di credito che vogliono lavorare con noi. Ecco. Quindi questa slide qui più o meno fotografa i vari rating che i vari istituti hanno e diciamo abbiamo diviso la fascia verde e la fascia gialla, direi quasi come in periodo di Covid, perché ricalca un po' le regioni e quindi sicuramente le banche hanno piacere di lavorare sulla fascia alta con le aziende, mentre lavorando sulla fascia bassa già è motivo di preoccupazione per gli istituti di credito. E quindi bisognerebbe fare attenzione e avere tutti quegli accorgimenti, e dopo ne vedremo alcuni, per poter lavorare e avere un rating di fascia alta o medio alta. Ma
Quali sono le variabili che influenzano questo rating? E qua vediamo i quattro elementi essenziali. E quindi i dati di bilancio, la centrale dei rischi, l'andamentale interno e gli elementi qualitativi. Come vedete già, come avevo già detto, ogni banca ha un suo modo di valutare e pesare questi elementi. Per quanto riguarda i dati di bilancio, quindi è fondamentale cercare di governare il più possibile, per quanto riguarda il conto economico, l'andamento del fatturato, cercare di, soprattutto in questi momenti un po' delicati, governare per quanto possibile il fatturato, perché è uno di quegli elementi che influenza in modo importante il rating, così come anche la marginalità e i flussi che vengono creati. E allo stesso modo anche il risultato del conto economico per gli istituti, soprattutto nel caso di perdite importanti, fa sì che il rating peggiori velocemente. L'attenzione però degli istituti di credito si sta sempre più spostando dal conto economico allo stato patrimoniale e addirittura ai flussi. E quindi è importantissimo, e qui sì l'azienda ha degli elementi importanti per strutturare uno stato patrimoniale che sia gradito dalle banche, perché sicuramente le aziende patrimonializzate sono quelle che hanno dei rating migliori, perché spesso sono anche quelle che hanno meno bisogno delle banche. L'equilibrio tra le varie fonti, e quindi se non ci sono disarmonie tra i clienti e i fornitori, se gli investimenti vengono fatti con le giuste forme di finanziamento e quindi gli investimenti hanno delle coperture adeguate con dei finanziamenti a medio termine. Ecco, questi sono tutti elementi importanti che vanno a far sì che il rating migliori oppure peggiori, perché per esempio, e dopo lo vedremo su alcune cose, anche un patrimonio negativo basso comporta che l'azienda abbia dei rating scadenti. Scusa Alessandro, il concetto che dicevi prima, no? Che la banca comunque guadagna di più in ogni caso dai clienti che hanno un buon rating, no? Poi è chiaro che, insomma, tempo fa ho scoperto, avviando una startup, che per esempio le banche non prestano alle startup perché 9 su 10 falliscono, e quello è una cosa evidente. Ma come fanno a guadagnare quando il rating è più buono, se i soldi che ottengono sono di meno? Certo, nel senso che se voi pensate che quello che fa la differenza è il patrimonio della società, quindi il patrimonio che ha l'istituto di credito, volevo dire. Quindi se l'istituto di credito ha 10 di patrimonio netto, come dicevo prima, se un finanziamento a un rating 1 mi permette di avere un accantonamento, un patrimonio netto solo di 1, okay, o di 2, okay? Vuol dire che se presto a tutte società di quel tipo lì, se l'istituto di credito ha 10 di patrimonio netto, potrò prestare 100 per 5. Okay? Se non so, la banca fa un tasso dell'1%, vuol dire che su quello stesso patrimonio netto lì ha guadagnato il 5%. Se per esempio però la banca presta quel 100 lì a uno che ha rating scadente e mi accantona 10, mi occupa tutto lo spazio disponibile. Quindi anche se a quel finanziamento lì presto i soldi al 3%, comunque guadagno meno che aver prestato a clienti che sono buoni. Ecco. In più è ovvio che il problema che ho quando anche presto denaro a clienti che hanno un rating
scadente, c'è il problema che questi proprio non me lo restituiscano proprio il credito. E quindi fanno anche molta attenzione a questo. Quindi le banche più riescono a prestare soldi a clienti buoni, più riescono a moltiplicare i loro finanziamenti, cioè più riescono a fare fatturato sostanzialmente. Chiaro, grazie. Bene, quindi abbiamo visto che uno degli elementi essenziali del bilancio, del rating, sono i dati di bilancio. L'altro elemento essenziale, e qui vediamo spesso che le aziende non governano nella giusta maniera, è l'andamentale interno, cioè come l'azienda utilizza gli affidamenti che la banca gli presta. E quindi se io faccio un anticipo fatture, ad esempio, e i bonifici arrivano direttamente nel conto della banca, il rating migliora. Se poi faccio un anticipo fatture, invece i bonifici arrivano, per esempio, da un'altra banca, questo non è gradito agli istituti di credito e quindi mi peggiora il rating. La percentuale di insoluti mi peggiora il rating, quindi se io faccio anticipo delle ricevute bancarie e mi tornano indietro tutte quante pagate, bene, la banca mi dà una buona valutazione. Se invece presto a dei clienti che non sono dei buoni pagatori, la banca mi penalizza in termini di rating. E quindi la banca ha tutta una serie di strumenti per vedere come io utilizzo i soldi che mi presta. Non parliamo degli sconfini, che una volta erano non erano un grosso problema per la banca, mentre adesso anche degli sconfini di piccola entità mi comportano dei peggioramenti improvvisi del rating. Interessante sta cosa, che quindi le banche ti guardano anche come cliente. Il fatto che, per esempio, viene pagato il bonifico su un'altra banca, per la banca che ha dato il prestito, che ha dato l'affidamento, e quindi è una perdita, e quindi comunque ti considera un cliente meno buono perché non lavori con lei. Non c'è solo il fatto dell'affidabilità. Sì, esatto, ma proprio anche il fatto che non arrivino i soldi, dice una canalizzazione, si dice giusta, la banca, anche se il cliente ha pagato regolarmente, la banca lo considera un insoluto, perché vuole che se tu ti ha prestato dei soldi per quei clienti paghino nella stessa banca dove è stato aperto. Ma giustamente, come dicevi, hai fatto notare tu, quindi bisogna fare molta attenzione alla gestione proprio della finanza anche quotidiana, non sono solo i massimi sistemi, ma c'è un'operatività quotidiana che va curata da parte delle aziende. Questo sia in senso positivo sia in senso negativo, nel senso che questo ci sono gli insoluti, ma spesso arrivano delle aziende nuove dove c'è una gestione poco attenta da questo punto di vista, e quindi anche nell'arco di pochi mesi il rating può migliorare in modo importante, perché se si iniziano a fare i giusti aggiustamenti dell'operatività quotidiana, il miglioramento è importante. Sì, scusa Alessandro, abbiamo una domanda di Pasquale ancora, che l'ha un po' perfezionata, prima non avevo capito. Lui dice: è il caso per esempio di liberare un immobile per poter avere poi accesso al credito? Perché attualmente con iscrizioni ipotecarie sull'immobile non hanno accesso al credito, e quindi nonostante l'azienda sia in attivo non si riesce a operare con queste problematiche. Quindi la domanda era se liberare l'immobile aiuta. No, beh, penso che l'iscrizione ipotecaria secondo me no, nel senso che, se ho ben capito, se sopra c'è un mutuo su un immobile, liberare l'immobile da un'ipoteca, cioè nel senso chiudere un finanziamento per liberare l'immobile, penso che questa sia la domanda, dall'ipoteca, questo non migliora il rating, anzi io direi che lo peggiora, cioè dipende poi anche come lo libera, perché se lo libera, non so, utilizzando degli scoperti di cassa, peggiora.
mentre se lo libera facendo dei finanziamenti e quindi tenendo il medio termine col medio termine, non comporta dei miglioramenti di rating. C'è un miglioramento, ho capito. Ma non è tanto, secondo me, dipende poi dagli utilizzi che ha sul breve termine, perché se questo fa sì che gli utilizzi sul breve termine aumentino, certo che liberare dall'ipoteca mi peggiora il rating. Cioè, quindi io, se fosse, la terrei, ecco, in questo momento. Sì, diciamo anche a Pasquale che ovviamente Alessandro DM è disponibile a rispondere direttamente alle domande poi anche fuori dal webinar, nel senso che ovviamente questi sono elementi complessi anche da rispondere, non è una domanda che immagino semplice, quindi tranquillamente potete scrivete a noi ad lab@dvmedialab.com e noi gireremo la domanda da DM che prenderà contatto con voi. Perfetto, sì. Sì, se ci sono comunque domande anche di questo tipo qua, se riusciamo cerchiamo anche di rispondere qua. Poi sicuramente su queste questioni qui bisognerebbe andare su ognuna, a andare nel concreto, come ha detto Giordano, perché poi dipende da tante cose. Ecco, vedremo che la gestione della finanza è un po' complessa, quindi bisogna tener conto di tutta una serie di fattori. Ecco. Un'altra cosa importante che influenza il rating è la centrale dei rischi. E quindi la centrale dei rischi che cos'è? Sostanzialmente è una fotografia che viene fatta alla fine del mese. Ogni istituto di credito deve mandare alla Banca d'Italia la fotografia dei propri affidamenti del cliente alla Banca d'Italia, e la Banca d'Italia li mette a disposizione dell'azienda stessa, sia singolarmente per singolo istituto di credito e sia complessivamente nel sistema bancario. Ecco, quindi perché è importante questo, e soprattutto perché è importante monitorare la centrale dei rischi. Perché dà un quadro complessivo dell'azienda e come l'azienda sta utilizzando nel sistema bancario gli affidamenti che le vengono concessi. Quindi se da una parte, per esempio, abbiamo visto l'andamento interno, cioè come l'azienda lavora con l'istituto che gli presta i soldi, influisce anche sul rating come l'azienda utilizza questi affidamenti complessivamente nel sistema bancario. Io potrei avere su un'azienda avere degli affidamenti regolari, ma su un altro istituto di credito invece avere degli sconfini, e quindi questi peggiorano anche il rating degli istituti di credito che anche hanno degli affidamenti regolari. Tra l'altro, la centrale dei rischi misura, come vi dicevo, anche gli sconfini, ed è importante controllarla periodicamente. Noi lo facciamo ogni mese o ogni 3 mesi. Perché? Perché spesso le banche commettono degli errori e quindi segnalano in modo errato certi utilizzi, e a volte spesso, tenete conto che noi ne troviamo su ogni 4 centrali di rischi che facciamo, ne troviamo una con un errore, quindi abbiamo le banche, è importante monitorare, perché se le banche segnalano in maniera errata, poi questo influisce sul rating. E quindi è importante per tempo richiedere all'istituto delle correzioni. Poi un altro elemento importante riguarda gli elementi qualitativi, e quindi è importante comunicare agli istituti di credito anche tutta una serie di informazioni di contorno, si chiamano proprio qualitativo, che permettono di migliorare il rating, e quindi una corretta reportistica, la presenza di marchi e brevetti, il rating di legalità, le certificazioni ISO. Sono tutti elementi che dobbiamo tener conto quando sono tutti elementi che dobbiamo ricordare di comunicare alla banca, perché
permettono di migliorare e a volte anche in modo sostanziale il rating bancario. Quindi a volte più trasparenti siamo nei confronti della banca comunicando tutta questa serie di informazioni, alcune di queste possiamo comunicarle anche con la nota integrativa nel bilancio. E quindi è tutto un complesso di informazioni, di comunicazioni, di andamentali che ci permettono di avere un rating buono. Questi sostanzialmente sono gli elementi che caratterizzano il rating. Poi ci sono dei comportamenti, e qui li abbiamo chiamati virtuosi, e quindi le cose da fare e quelle da non fare. Non voglio dilungarmi troppo e quindi farò solo dei piccoli esempi. Quindi se noi, per esempio, ecco, una cosa che sicuramente migliora il rating, non utilizzare i fidi di cassa. L'utilizzo del fido di cassa, dall'altra parte, è uno di quegli elementi che peggiorano in modo importante il rating. L'assenza di sconfini, l'assenza di debiti verso l'erario, un debito equilibrato, quello che vi dicevo prima, i pagamenti canalizzati correttamente, i bassi insoluti e anche i bassi utilizzi dei fidi bancari. Una cosa importante, dall'altra parte vediamo che lo peggiora il rating, quando l'accordato, cioè gli affidamenti che la banca ci mette a disposizione, tra l'accordato e l'utilizzato, cioè quanto noi andiamo a utilizzare, più distanza c'è e più migliora il rating. Più invece, e quindi lo vediamo sugli errori da evitare, l'accordato e l'utilizzato si avvicinano e quindi la percentuale inizia a diventare del 70, l'80, il 90%, pur stando dentro gli affidamenti che ci vengono dati, peggiora il rating. Ecco, quindi dall'altra parte, se abbiamo detto alcuni comportamenti virtuosi, questi vi ho messo, vi ho elencato alcuni errori da evitare. E quindi insoluti, l'alta percentuale di insoluti, la bassa patrimonializzazione, i crediti elevati, queste sono tutte cose che peggiorano, perché avere dei crediti elevati vuol dire che abbiamo tanti soldi fuori e quindi invece gli istituti di credito vogliono che i soldi che prestiamo, ma non con scadenze lunghe ai clienti. Sì, Alessandro, avrei un paio di domande. La sì. Prima, cos'è gli utilizzi delle linee a tappo? Ecco. Era quello che spiegavo prima. Adesso questo qua abbiamo utilizzato un gergo che utilizziamo con le banche. È proprio quello che dicevo. Quando i soldi che la banca ci presta e gli affidamenti che noi andiamo a utilizzare, quando queste percentuali si avvicinano, cioè la banca mi dice io ho più di 100, ok? E adesso ho capito. Utilizzo esatto il 90%, si dice che si va a tappo, ecco, quindi come una bottiglia, è chiaro. Esatto. L'altra domanda riguardava invece la slide precedente, quella sulle certificazioni. Recentemente ho visto che sta salendo molto l'interesse verso le B Corp e le società benefit. Questo tipo di certificazione è comunque gradito alle banche oppure ancora non è preso in considerazione? Tu sai. No, beh, sono allora intanto anche sugli elementi qualitativi sono tutti ogni banca, cioè io ho fatto un quadro un po' generale, poi ce ne sono tanti, ci sono delle liste lunghissime di questi elementi qualitativi e quindi ogni banca ha il suo. Diciamo che più trasmettiamo questo tipo di informazioni per tutti i tipi di aziende e più il rating migliora. Ecco, una cosa importante, giusto per saperlo, maggiore è la dimensione dell'azienda, maggiore è il peso del bilancio, minore sono le dimensioni dell'azienda,
maggiore è il peso dell'andamentale, quindi noi potremmo avere anche un bilancio che è un po' zoppicante, ma se noi utilizziamo bene i fidi potremmo avere dei rating buoni in questo caso qua. Quindi anche queste variabili che vi ho detto pesano in modo diverso a seconda delle dimensioni dell'azienda. Ecco, quindi questo è un altro, ecco, questo ecco per dare un quadro un po' di quello che di tutti gli elementi che influenzano questa variabile che è il rating. Poi volevo parlare un attimino di che cosa sta succedendo e quindi il contesto attuale in un po' le normative in modo da dopo passare la palla a Ilaria che dopo ci spiegherà nel concreto quali sono gli strumenti da utilizzare. E quindi da questo punto di vista vi faccio vedere dal 2005-2010 cosa sta succedendo. E quindi sostanzialmente stanno entrando tutta una serie di normative che stanno riducendo il credito alle aziende. Vedete che è una cosa un po' costante, ma ormai è una tendenza che dal 2010 ormai anno per anno, quindi sta accadendo in Italia questo, sia per le concentrazioni bancarie, ma anche per tutta una serie di normative che stanno prendendo sempre più piede a livello bancario e a cui le banche sono sottoposte. Oh, sono andato un po' troppo avanti, scusate. E ecco qua. Ecco, la situazione attuale, quindi stavo parlando le normative stringenti, adesso ne vedremo alcune e quindi a cosa bisognerà fare attenzione. L'emergenza Covid, dicevo proprio Ilaria, ci farà vedere come muoversi in questo momento qua, quali sono gli strumenti a disposizione. Il nuovo codice della crisi di impresa, che anche questo comporterà delle novità per le imprese, e delle normative dell'EBA sul monitoraggio delle banche che dovevano prendere piede già a giugno del 2020, ma visto la situazione, per non aggravarlo ulteriormente, entreranno in vigore dall'anno prossimo. Quindi che effetti avranno queste banche? Le prime due normative, anche per farvi capire queste normative che cosa vogliono, che impatto vogliono dare sul sistema economico e sul sistema del credito, fanno sì, la prima è l'asset quality review e l'altra è un principio contabile che delle banche devono adottare, di FRS9, fanno sì che le banche prestino, hanno l'obiettivo di fare in modo che le banche prestino meno soldi nei momenti in cui l'economia sostanzialmente tira, cioè scendono un po' di erogazione del credito, ma vogliono far sì che le banche continuino ad erogare nei momenti in cui di difficoltà, che è quello che abbiamo sotto gli occhi in questo momento qui. Quindi se voi vi ricordate per esempio la crisi del 2008-2009, di colpo c'è stato uno shock e quindi le banche hanno congelato sostanzialmente per un anno e mezzo l'erogazione dei crediti con grosse difficoltà per le aziende. Ecco, queste normative qui che adesso vi dirò hanno l'effetto, questo effetto qui, di, e infatti lo abbiamo sotto gli occhi perché le banche stanno continuando ad erogare anche con questa crisi del Covid. Cosa è successo in queste normative? Sostanzialmente prima di queste normative qua i clienti venivano
classificati in buoni e cattivi, cioè c'era chi pagava e chi invece era d'incaglio. Mentre adesso la normativa bancaria vuole fare in modo di emergere delle perdite future che le banche avranno prima, e quindi dice: bene, a me non mi sta più bene che tu mi contabilizzi le perdite che tu avrai quando presti soldi solo quando queste si realizzano. Voglio che tu mi contabilizzi anche delle perdite che tu presumibilmente avrai. E quindi i clienti vengono divisi, come vedete qui, in tre fasce: lo stage 1, lo stage 2 e lo stage 3. Vi dico questo perché? Perché a seconda di dove siamo ci sono degli accantonamenti che sono importanti, che le banche devono fare. E quindi se noi siamo sullo stage 1, come vi dicevo prima, bisogna fare degli accantonamenti piccoli. Quando entriamo in questo stage 2, okay, gli accantonamenti che la banca deve fare sono più importanti, come avevo risposto prima a Giordano. La banca non ha più piacere di lavorare, cioè diventa difficoltoso, perché è come se riducesse di colpo il fatturato, a maggior ragione per quelli che sono in stage 3. Quindi vedete gli accantonamenti che deve fare. Quindi pensate, se la banca presta a tutti stage 1 ha degli accantonamenti 0,5, quindi basta uno che vada in stage 3 che gli occupa il posto per 100 aziende sostanzialmente. Caspita. E quindi, ma vi dico questo perché? Perché per andare dentro questo stage 2 è facile, e quindi... E sono delle normative che sono entrate già in vigore, quindi bisogna fare molta attenzione anche nella gestione del bilancio. Perché? Perché è molto facile entrarci dentro. E vedremo che è così facile entrarci dentro che in questo momento qui, diciamo fino a fine anno, la normativa europea ha sterilizzato per un momento l'entrata in vigore, cioè ha fermato questa valutazione da parte delle banche. Perché? Perché per entrare dentro lo stage 2 è sufficiente una riduzione del fatturato del 20%, e voi capite che in questo periodo qui vorrebbe dire fare sì che tutto il sistema bancario si blocchi. Degli sconfini superiori ai 30 giorni ci fa andare nello stage 2. Se noi vogliamo ristrutturare il debito, e se voi, Ilaria dopo ci parlerà anche delle moratorie, quindi dei finanziamenti che abbiamo sospesi, se non ci fosse stata questa diciamo periodo di neutralità, tutte queste moratorie ci avrebbero fatti andare dentro questo stage 2. Invece il fatto che sì, e quindi quando noi andiamo a ritrattare un debito con la banca, ci fa riandare in questo stage 2. I peggioramenti dei rating: se peggioro di fatturato, peggioro anche il rating. Se sono sulle classi più scadenti, mi fanno andare in questo stage 2. Se abbiamo... Sì. Chiedo scusa, c'è una domanda, cioè Roberto chiede se più avanti, durante diciamo questa illustrazione di argomenti, ci sarà anche la finanza per le startup innovative, penso che ne abbia una. Ma già mi sembra, posso dirti, cioè, quello che so anch'io, che già ci sei subito nello stage 2 come startup, o anche nella 3, no? Cioè non sono ben viste dalle banche le startup. Sì, nel senso che le startup, diciamo 3 su 4 vanno male. Diciamo che ecco, da questo punto di vista, ecco, non ne parliamo in questo momento qua, perché ecco, con ADV abbiamo una serie di webinar, e quindi sul prossimo penso che sarà uno di quelli che tratteremo.
Però diciamo che per le startup ci sono degli strumenti, cioè di garanzia per le banche, okay, che spesso permettono di ottenere finanza anche a delle imprese giovani. Ecco, questo per, quindi ci sono degli strumenti anche per le startup. Ecco, quindi un'altra cosa importante è che le riduzioni di patrimonio, quindi se io ho delle perdite importanti, mi si riduce anche il patrimonio e anche questo mi fa andare in questo stage 2. Lo stage 3, dove c'erano quegli accantonamenti importantissimi, che sembra che l'azienda non vada in default, ci si va con delle riduzioni del fatturato superiori al 40%, ma molte società sappiamo che purtroppo in questo periodo hanno avuto di riduzioni di fatturato anche superiori, così delle riduzioni del patrimonio e tutta una serie di altre problematiche che le aziende sicuramente in questo periodo devono affrontarsi. Quindi sapere che fino a fine anno tutte queste valutazioni da parte delle banche sono sterilizzate, perché se prima di gennaio non si era in stage 2 fino al 31/12 la banca non ti può mettere in questi stage, ma poi finisce. E quindi molte aziende si troveranno ad avere delle grosse difficoltà. Ilaria poi ci parlerà degli strumenti a disposizione, quindi è importante anche fare presto a richiedere finanziamenti, perché dall'altra parte ci saranno delle problematiche importanti. Poi ecco, vado un po' verso la fine anche velocemente del mio intervento per dire attenzione, perché ci sono alcuni indicatori che le banche tengono proprio come spartiacque tra per erogare o non erogare il credito, e questi sono due tra gli indicatori principali: uno è il DSCR e l'altro è la PFN sull'EBITDA. Cosa sono questi? Questo DSCR. E quindi DSCR non è altro che un indicatore che misura quanta cassa l'azienda ha e quanti debiti di tipo bancario, sostanzialmente i debiti che l'azienda ha nell'arco dei prossimi mesi. Quindi io riesco ad avere un flusso sufficiente a ripagare il debito che l'azienda ha nei prossimi 12 mesi? Sì o no? Ma la banca, per la banca non è sufficiente che io dimostri di avere un flusso sufficiente a pagare i debiti, quindi un rapporto di uno. Vuole stare più tranquilla, e quindi la banca vuole che la copertura dei miei flussi per i prossimi debiti arrivi almeno all'1,2, all'1,3, e quindi più è scadente questo rapporto qui e più è facile andare nello stage 2 o nello stage 3. Quindi anche se io ho i flussi sufficienti, per la banca non è un motivo per essere tranquilla. Così come la posizione finanziaria netta sull'EBITDA, quindi i flussi che io ho nel prossimo anno, possono chiudere i debiti, tutti i debiti che ho nell'arco dei 6 anni? Sì, bene, se riesco a chiudere i miei debiti nell'arco di 3, 4, 5 anni, è una valutazione che la banca mi dà positiva. Se invece ci vogliono più di 6 anni, ok, già questo mi fa andare in questo stage 2. Ecco, poi vado velocemente su questa cosa qua, sono tutta una serie di indicazioni, e questo lo dico anche dalla parte delle aziende nei confronti dei loro clienti quando prestano soldi, e quindi fare attenzione, perché c'è tutta una serie di aziende, la percentuale delle aziende rischiose, vulnerabili prima pre-Covid
diciamo, era attorno al sul panorama nazionale attorno al 30-35-40%. Sullo scenario usciti dal Covid vedremo che quasi il 60% delle aziende saranno rischiose e vulnerabili. Questo sia una valutazione per quanto riguarda le banche, ma anche quindi fate attenzione a chi prestate i soldi. Ok? Lo stessa cosa, questi ci saranno i peggioramenti, quello che vi dicevo, nello scenario pre-Covid e post-Covid, quindi ci sarà, tante aziende avranno un rating che peggiorerà in modo importante e quindi sarà importante come governarlo. Ci si può difendere facendosi pagare, non dico in anticipo, ma cioè, se c'è questo è raddoppiato. Certo, i tempi di pagamento, quello è sicuramente una variabile. Intanto perché ci portiamo a casa dei soldi e poi perché il rischio si riduce. Ecco, stessa cosa, quindi vi ho detto degli stage, quindi vedete queste sono le previsioni delle riduzioni di fatturato delle aziende, quindi vedete che complessivamente il sistema Italia, prima di arrivare a fine 2021, avrà dei fatturati in PIL ancora più basso rispetto a quello del 2019, quindi il recupero ci vorranno vari anni per recuperare la situazione attuale. Queste slide vado veloce perché insomma così passo la parola anche a Ilaria. Non fanno altro, ecco, di fare attenzione per le perdite di fatturato. Sulla crisi di imprese entreranno delle normative e quindi anche questa avrà delle pulizie importanti, sia perché ci sarà il revisore sulle società sopra i 4 milioni, quindi ci saranno delle pulizie importanti sui crediti, sul magazzino, cosa che impatterà sui bilanci e quindi sul rating. Chiudo così. Attenzione perché? Perché bisogna organizzarsi non solo nel gestire la finanza, ma avere anche tutta una serie di reportistica importante. Perché? Perché, come vi dicevo, dal prossimo anno, già quest'anno entrava in vigore questa normativa qui che imponeva agli istituti di credito di monitorare i clienti trimestralmente. Quindi non possiamo più dare alla banca il bilancio dell'anno scorso perché la banca vorrà ogni 3 mesi una situazione provvisoria e un business plan. Nei prossimi webinar poi faremo degli approfondimenti su questo. Devo dire che insomma con ADV abbiamo, insomma, per il nostro servizio, che di solito noi diamo, insomma, sono cose un po' complicate, però per capire anche come siete valutati dalle banche e quindi come muoversi col sistema bancario, che tipo di rating avete, ecco, diciamo, abbiamo detto che gestiamo aziende sia dalle piccole aziende, quindi da un paio di milioni di euro di fatturato in su, perché abbiamo anche grossi gruppi, ma abbiamo anche delle PMI, e quindi per chi ha piacere noi possiamo fare anche un'analisi gratuita e quindi ai partecipanti a questo webinar e quindi dare una panoramica un po' generale dell'azienda, della valutazione che ha nei confronti del sistema bancario. Ecco, io qui ho terminato il mio intervento, spero di essere stato esauriente. Adesso volevo passare la parola a Ilaria, che ci parlerà dell'accesso al credito e delle opportunità che ci sono nel contesto attuale. Se ci sono delle domande, poi magari ci vediamo alla fine con qualche domanda. Grazie Alessandro, grazie anche per l'offerta di fare l'analisi gratuita, che non è roba da poco. Grazie. Bene, buonasera a tutti. Io adesso appunto passiamo un po' all'altro lato della medaglia, quindi cerchiamo di capire, dopo questa carrellata di normative, difficoltà varie che si sono susseguite nel corso del tempo, quelle che sono le opportunità che ci sono state offerte.
Dunque, diciamo che ci sono due tipologie di aiuti e di sostegni che sono stati dati e presentati e agiscono in modi differenti. Quindi da una parte abbiamo la sospensione delle rate in corso, quindi questo vuol dire che tutte le rate che noi ci troviamo a pagare per finanziamenti, leasing e mutui vengono appunto sospese ed interrotte. Di questo si occupa sia da una parte la moratoria del decreto legge Cura Italia e del successivo decreto legge di agosto, che sono diventati entrambi appunto dei testi di legge, ed anche in parte la moratoria ABI, che già esisteva ma è stata riadattata appunto per questo contesto di difficoltà in cui ci troviamo attualmente. E a lato anche tutta la parte di erogazione di nuova liquidità. Quindi abbiamo sia i cosiddetti finanziamenti Covid, andremo poi a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta e perché li hanno appunto definiti in questo modo, e segnaliamo inoltre anche quelle che sono le operazioni SIMEST, che vedremo anche queste sono dedicate a chi lavora principalmente con l'estero e possono essere delle opportunità molto importanti da cogliere. Dicevamo che queste tipologie di aiuti sono differenti e differiscono fondamentalmente in quello che è l'immediatezza del beneficio che danno, nel senso che mentre appunto ottenere un nuovo finanziamento mi può dare subito della liquidità che può aiutarmi nei pagamenti ordinari piuttosto che appunto nell'affrontare delle cose che devo sostenere nell'immediato, ovviamente la sospensione di quelle che sono le rate dà un beneficio che non vediamo nell'immediato, ma vediamo nel corso del tempo, perché ci permette di trattenere in azienda della liquidità che in alternativa avremmo dovuto appunto andare ad utilizzare per ripagare il nostro debito. Partiamo innanzitutto da quella che è la parte dedicata alle sospensioni. Quindi attraverso il decreto Cura Italia è stata introdotta la possibilità di sospendere quello che era il pagamento di rate, di finanziamenti, leasing e mutui fino al 30 di settembre, possibilità che era data anche con riferimento alle linee di credito a breve termine. Cioè cosa voleva dire? Che le banche, se si faceva ovviamente richiesta, non avevano la possibilità di andare a toglierci una parte dei nostri affidamenti. Esempio, ho un castelletto per anticipi fatture di 200.000 euro, la banca non poteva decidere di togliermi 100.000 euro e quindi levarmi la possibilità di creare, di generare appunto liquidità attraverso le anticipazioni. Ed ovviamente non poteva neanche decidere di revocarmi completamente il mio fido. Attraverso il decreto legge di agosto, la possibilità di appunto avere questa sospensione è stata prorogata, quindi non più fino al 30 di settembre, ma fino al 31 gennaio. Ed il tutto è avvenuto, per fortuna, in modo automatico, perché molti di voi avranno visto che, penso che tantissimi abbiano appunto chiesto la sospensione delle rate, la mole di documenti e di carte che sono state prodotte appunto per chiedere questo aiuto. La cosa che vi segnaliamo e che è molto importante appunto andare a verificare è la modalità di restituzione degli interessi maturati che abbiamo pattuito con la banca, nel senso che ci possono essere due tipologie di restituzione. O gli interessi maturati durante il periodo di sospensione vengono spalmati su tutte quante le rate che noi andremo a pagare in futuro, oppure vengono addebitati in un'unica tranche, non appena riparte il piano di ammortamento. Quindi appunto verifichiamo in anticipo questo aspetto proprio per evitare di trovarsi a dover affrontare una doppia rata. Un'altra cosa molto importante, questo lo sottolineo perché lo abbiamo visto in tantissimi clienti e come dicevo anche prima Alessandro, purtroppo le banche una volta su due sbagliano a segnalare e questo ci crea dei grandissimi problemi a livello di rating all'interno appunto dell'azienda. In questo caso vi ho portato proprio uno screen di un caso reale che ci è successo di una banca che nonostante il finanziamento avesse applicata la moratoria, quindi la sospensione delle rate, ha continuato per 5 mesi a segnalare delle rate impagate. Ovviamente noi abbiamo verificato, siamo stati in grado insomma di intervenire in modo tempestivo per chiedere che questa segnalazione errata venisse cancellata, ma se così non fosse stato, ovviamente l'azienda avrebbe avuto una forte penalizzazione a livello di rating e quindi anche a livello di accesso bancario.
Non so se voi, vi faccio questa domanda, se siete soliti richiedere la centrale rischio, comunque verificare quello che le banche vanno a segnalare al sistema. Ecco, questa è una cosa molto importante. Se poi avete bisogno appunto anche di suggerimenti, di spiegazioni anche per come procedere con questa richiesta, siamo assolutamente a vostra disposizione e andiamo a scovare l'errore che potrebbe essere, ecco, fatale. Quindi è possibile chiederlo? Cioè noi possiamo chiedere alla banca di farci sapere cosa hanno comunicato la centrale dei rischi? Sì, allora diciamo che le banche, noi abbiamo un vantaggio rispetto alle banche, nel senso che ogni singola banca vede l'aggregato, quindi vede, non so, la totalità, il totale dei finanziamenti, il totale delle linee autoliquidanti, quindi vuol dire anticipi fatture, anticipi SBF e quant'altro, il totale dei fidi di cassa, però non riesce a capire quanto ha ogni banca, quindi non riesce a capire quanto è frazionato il rischio e soprattutto non riesce a vedere da dove è partita la segnalazione, quindi che banca ha segnalato che la mia azienda non ha pagato una rata piuttosto che ha sconfinato nella cassa. Noi invece, richiedendola direttamente alla Banca d'Italia, abbiamo proprio la stampa con la suddivisione per singola banca, quindi andando ad analizzare questo documento riusciamo anche a capire e a individuare chi è stato a sbagliare e a segnalarci in modo scorretto. Ottimo. Grazie. E andiamo poi appunto a vedere quella che è la moratoria ABI. La moratoria ABI invece è una moratoria che era già preesistente e agiva con una sospensione fino a 12 mesi per mutui, finanziamenti e leasing e un allungamento fino al 100% della durata residua sempre per mutui, finanziamenti e credito agrario. Ecco, con l'arrivo del Covid è stata data la possibilità di richiedere la moratoria ABI senza che venisse effettuata nessuna segnalazione particolare, che prima appunto accennava Alessandro, che potrebbe comportare l'entrata in stage 2 e anche appunto nel successivo, ed inoltre è stata data la possibilità di beneficiare di questa sospensione per 24 mesi. Quindi diciamo che il vantaggio era molto importante. L'unica differenza rispetto a quella precedente, quindi a quella legislativa, è che mentre la moratoria legislativa veniva attivata quasi in modo automatico, la moratoria ABI prevede un vero e proprio iter di valutazione di quella che è la bontà del cliente, quindi la banca può decidere se accordarla oppure no. Passiamo ora a quella che invece è la parte di erogazione di liquidità, quindi tutti i finanziamenti che noi andiamo a chiamare cosiddetti finanziamenti Covid. Che tipologia di finanziamenti sono e soprattutto qual è il vantaggio che è stato apportato perché questi finanziamenti fossero più facili anche da erogare in un periodo di difficoltà? Tutto questo è stato possibile concedendo alcune garanzie statali e nello specifico il fondo di garanzia, che molti di voi già conosceranno perché è, diciamo, una delle carte più importanti ad oggigiorno per riuscire ad accedere soprattutto a quelli che sono i finanziamenti. E dall'altra parte la garanzia SACE. Dunque, per la banca la presenza di queste due garanzie implica due cose. Un minor rischio, perché ovviamente sono garantiti e vedremo anche adesso in che misura vengono garantiti, e ovviamente implica un minor accantonamento. Quindi la parte di patrimonio che loro dovranno mettere a salvaguardia di quello che vanno a erogare sarà ovviamente molto minore. Ma noi concentriamoci, che è quello che ci interessa veramente, su quello che è il beneficio per il cliente. E quindi qui vi ho preparato un esempio che sia abbastanza appunto esplicativo. Allora, un'azienda a parità di condizioni prima del Covid, quindi prima poi di tutti i decreti che si sono susseguiti, poteva chiedere ed ottenere un finanziamento da 200.000 euro, durata 36 mesi, diciamo ad esempio che fosse per liquidità, con una garanzia del medio credito al 50% e un tasso finito dell'1,80%. Grazie a quelle che sono state le novità introdotte dal decreto di liquidità, la stessa azienda avrebbe la possibilità ed ha la possibilità di chiedere un finanziamento di importo doppio, di durata doppia, con una garanzia del medio credito che arriva addirittura al 90% ed un tasso che si riduce e arriva all'1,20%. Quindi vediamo come i benefici ed è importante sfruttare questa opportunità fin tanto che c'è. Questo perché? Perché è cambiato proprio il sistema di ragionamento del medio credito centrale, nel senso che
prima appunto del Covid, potevano accedere alla garanzia statale solo ed unicamente le PMI, quindi aziende con meno di 250 dipendenti, un fatturato inferiore a 50 milioni e un attivo inferiore a 43 milioni. Ed inoltre il plafond massimo che potevano sfruttare era di 2 milioni e mezzo. Vi spiego come viene calcolato questo plafond. Allora, se noi chiediamo un finanziamento da 100.000 euro e viene garantito all'80% dal Fondo Centrale di Garanzia, questo vuol dire che rientrerà all'interno del mio utilizzo del plafond 80.000 euro. Cos'è successo? Fino al 31/12/2020, quindi ancora per poco tempo, è stata ampliata la possibilità di accedere anche ad aziende con il solo requisito, l'unico requisito che blocca è il numero di dipendenti, che non deve essere superiore a 499. Questo significa dunque che anche ad esempio imprese che hanno un fatturato di 100 milioni possono accedervi. Ed è stato poi aumentato anche il plafond di garanzia a disposizione. Qui vado molto veloce, abbiamo riepilogato quelli che sono le tranche di finanziamento che possono essere richieste. Qui vedete i famosi 25.000 passati poi a 30.000 che sono stati oggetto di richieste massive. E dopodiché appunto fino a un massimo del 25% di fatturato, quindi andando a completare questa percentuale, c'è la possibilità di richiedere ulteriori finanziamenti che prevedono per imprese con meno di 3,2 milioni di euro di fatturato una garanzia al 90% statale che può arrivare fino al 100%, e invece per quelle con fatturati superiori solo ed unicamente del 90%. E dopodiché abbiamo ovviamente oltre a quello che è il fatturato, quindi il 25% di fatturato 2019, ovviamente c'è tutto l'iter normale, quindi si possono richiedere dei finanziamenti con una garanzia all'80%. La cosa importante che vi sottolineo è che ad oggi, fino al 31/12, la garanzia statale è gratuita. Quindi questa è una cosa molto importante e soprattutto nella valutazione di quello che è appunto la possibilità di accedere alla garanzia, valgono unicamente i dati di bilancio, mentre prima veniva valutato anche l'andamentale, e cioè la centrale rischi. Quindi abbiamo delle opportunità che sono veramente molto importanti. Come diceva poi anche Alessandro, i vari decreti sono andati ad introdurre anche la possibilità di consolidare, di rinegoziare dei precedenti finanziamenti. Questo cosa vuol dire? Che la banca può decidere di andare a darvi un nuovo finanziamento andando a chiudere un finanziamento esistente. Così facendo però ha l'obbligo di erogare almeno il 25% in più dell'importo che va a consolidare, quindi del debito che viene rinegoziato. La copertura è all'80% con la garanzia diretta del medio credito, al 90% se invece optiamo per la riassicurazione con ad esempio un Confidio o un altro consorzio. Qui vi ho riportato un esempio che secondo me è molto importante e rispetto al quale bisogna stare molto attenti, nel senso che capita spesso che le banche vi possano venire a dire se dobbiamo appunto consolidare un finanziamento, visto che ci siamo, abbiamo gli affidamenti a breve, quasi quasi ci metto la garanzia del medio credito, perché ovviamente la banca ha piacere ad essere tutelata maggiormente avendo una garanzia statale. Però bisogna stare molto attenti, perché, come vi dicevo, noi abbiamo al massimo un plafond di 5 milioni. Quindi, se viene attivata la garanzia anche sui fidi a breve, rischiamo di occupare dello spazio che avremmo potuto sfruttare invece per dei finanziamenti. Un'altra tipologia di garanzia che è stata invece attivata per imprese che sono più grandi a livello dimensionale e che comunque può essere sfruttata anche da tutte quelle aziende che abbiano già siano già arrivate a capienza, ecco, del fondo di garanzia del medio credito, è la garanzia SACE. Questa va a coprire con una garanzia dal 90 fino al 70% sulla base appunto della dimensione dell'azienda. Prevede però dei limiti, qui vediamo clausole su dividendi, occupazione e appunto la clausola anche del Made in Italy, e soprattutto, che è la cosa più importante, prevede dei costi. Quindi mentre il fondo di garanzia non ha costo, la garanzia SACE ha un suo costo. Quindi noi
consigliamo sempre a tutti quanti appunto di sfruttare prima il medio credito e solo in un fare questa garanzia. Qui ho riportato anche un'altra modifica che è stata effettuata, nel senso che tanto la garanzia SACE sono gli aiuti di Stato in regime de minimis. La valorizzazione vede una formula molto particolare, comunque è da notare come c'è stato un importante ampliamento anche in questo caso degli aiuti che possono essere richiesti e siamo passati da 200.000 fino ad arrivare addirittura ad 1 milione di euro per singola azienda. Per quanto riguarda invece quelle che sono le operazioni SIMEST, come vi dicevo, sono delle operazioni che sono rivolte a chi lavora molto con l'estero. Qui sono state fatte anche delle ulteriori concessioni, come vi ho appunto riepilogato, quindi anche per progetti in paesi UE e anche per fiere internazionali che si svolgono in Italia. Non viene richiesta appunto alcun tipo di garanzia e la cosa che reputo essere più attrattiva è il fatto che il 50% di questi finanziamenti è a fondo perduto, quindi non vuole restituzione. È stata talmente attrattiva questa novità che i fondi attualmente sono terminati e quindi c'è stata una sospensione di questo programma. Noi continuiamo a tenere monitorato ovviamente il portale perché sicuramente verranno appunto sbloccati di nuovo degli altri fondi. E quindi poi appunto se volete andare ad approfondire anche quelli che sono i requisiti per l'accesso e anche quelli che sono le varie finanziamenti che si possono azionare, assolutamente scriveteci perché siamo a vostra totale disposizione. Quindi un po' anche poi riepilogato le varie tipologie di operazioni. Ma andiamo adesso a focalizzarci su un altro aspetto importante, e cioè come possiamo andare a governare il processo di delibera. Cercherò di essere, vedo che siamo già arrivati al limite del tempo. Sì, però vai, perché è veramente molto interessante. Allora, qui vi abbiamo un po' presentato quelli che sono gli step generali di un processo di delibera. Ovviamente noi cosa vogliamo fare? Vogliamo cercare di intervenire dove possiamo, quindi cercare di dare più velocità al processo di delibera, ma soprattutto cercare di darci più sicurezza rispetto a quello che chiediamo e a quello che possiamo ottenere. Non vogliamo trovarci nel caso di chiedere una Ferrari e di trovarci una bicicletta. Questo è un po' il gioco. Quindi, dove possiamo intervenire? Allora, qui vi ho segnato appunto che possiamo andare a giocare un ruolo molto importante in quella che è la fase. Io conosco il mio rating e io so quanto posso chiedere alla banca e soprattutto come la banca mi valuta, ovviamente andrò a calibrare quella che è la mia richiesta. Se il mio rating è un rating non troppo buono, ovviamente non andrò a chiedere un finanziamento da 1 milione di euro. Quindi cercherò ovviamente di tarare e di appunto creare una richiesta che sia in linea con ciò che posso ottenere. Ovviamente la banca, per lavorare la mia richiesta, avrà bisogno di documenti. Quindi importantissimo, fondamentale, avere a disposizione tutto un set documentale che mi può permettere di velocizzare il processo. D'altro canto, se conosco anche quello che è il mio rating MCC, quindi se posso ad accedere al medio credito, ho una carta in più da potermi giocare. Anche qui il rating MCC lo possiamo calcolare preventivamente. Ed anche in questo caso, appunto, se avete piacere, possiamo effettuare questa verifica per voi e vedere assieme appunto anche quello che è il plafond a vostra disposizione per ulteriori richieste. E poi, come accennava anche prima Alessandro, gli indicatori che ad oggi sono importanti per la banca, conoscere il proprio DSCR, quindi sapere quanto spazio ancora abbiamo per chiedere dei finanziamenti in termini di capacità di restituzione del mio debito, è sicuramente un elemento molto importante per convincere la banca a darci... Ilaria, c'è una richiesta al volo di rivedere la slide 58 un attimo, a parte di CRI. 58 è questa. Però non so allora se... Forse era un'altra. Sì, ce lo scrive in chat, poi ci riproviamo. Ok. Bene, allora tutto questo, quindi per andare a focalizzandoci proprio su quello che è il processo di delibera e sulla volontà di velocizzare ecco, questo iter,
Noi siamo andati a creare una piattaforma ad hoc per quella che è la gestione della finanza dei nostri clienti, che ora vi mostro brevemente. Dunque, allora qui appunto è una piattaforma che abbiamo proprio ideato e creato noi in totale autonomia, con la volontà di permettere di avere sempre a disposizione una serie di dati dell'azienda, quindi controllare e monitorare costantemente quella che è la situazione finanziaria. Qui trovate una dashboard riepilogativa in cui sono appunto inseriti per riuscire a concedere appunto il credito. La cosa che è più importante di questa piattaforma, oltre alla possibilità di collezionare i dati, è che ci permette proprio di realizzare quello che è nostro perché, quello che noi come appunto azienda, società di consulenza vogliamo dare ai nostri clienti e quindi quello di avvicinarli al mondo della finanza. La piattaforma è infatti pensata per essere un canale comunicativo tra consulente, azienda e banca, generalmente diciamo tutto quanto il mondo della finanza. E questo attraverso uno specifico portale in cui appunto i vari attori possono andare a parlarsi e ad interagire e in cui soprattutto, ricollegandomi a quello che dicevo precedentemente, cioè l'importanza anche di avere a disposizione un set documentale già predisposto per velocizzare la valutazione, come vedete qui ogni singola banca o comunque ogni finanziatore, interlocutore finanziario ha a disposizione un set documentale che noi predisponiamo e che può scaricarsi con un semplice click, avendo quindi tutto quello che gli serve per la pratica in tempo reale. Quindi tutto quanto appunto questo è stato studiato e pensato proprio per dare valore alla velocità. In un mondo che cambia praticamente ogni secondo, e crediamo, anzi siamo convinti, che la velocità nelle risposte sia indispensabile. Per cui appunto da questo nasce il progetto che abbiamo creato e che avremo insomma piacere anche di condividere con voi. Bene. Io ho terminato, ringrazio assolutamente tutti quanti, se ci sono poi appunto domande siamo a totale disposizione. Sì, allora intanto abbiamo già comunicato che le domande possono essere fatte, abbiamo ridato la nostra email più volte perché siamo già andati un po' fuori tempo massimo e quindi siamo famosi per la puntualità in avvio ma anche in chiusura. Chiedo scusa. Ma scherzi, anche perché molte persone hanno degli impegni. Noi siamo comunque a disposizione. Non vedo domande adesso e quindi direi di lasciarle poi per successive richieste via email. Io vi ringrazio moltissimo perché avete fatto veramente, avete esposto degli argomenti che dovrebbero essere obbligatori per gli imprenditori, perché normalmente non si sa da questa parte come ti vedono dall'altra parte. E noi abbiamo le nostre idee, andiamo avanti con quelle, poi in realtà si scopre che il rating dipende da tanti fattori che sono sconosciuti alla maggior parte degli imprenditori. Quindi niente, speriamo che chi ci ha seguito possa far tesoro delle vostre indicazioni. Abbiamo dei complimenti da parte di Giovanni, prima abbiamo avuto anche dei ringraziamenti. E niente, quindi direi di chiudere qui, di salutarci e di dare appuntamento poi al prossimo webinar. Possiamo già anticipare che è il 5 dicembre, se non vado errato, e non abbiamo ancora il 10, non abbiamo ancora caricato sul nostro portale, ma a breve ci sarà. Bene, grazie a tutti, un saluto, grazie per aver partecipato. Grazie a tutti quanti, grazie. Grazie a voi. Grazie, arrivederci. Grazie.